schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Ma Maxi Mix, che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre, matalo, matalo. Camperon dietro la cru, devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un video informativo ragazzi. Allora, in questo video tratterò una notizia, il ribasso delle vostre auto ragazzi. Allora, ci potrebbero essere due ragioni. La prima è tranquilla come ragione, quindi non vi dovete preoccupare assolutamente. Perché le vostre auto che avete duplicato costano meno? Per questo motivo ragazzi, perché ci sono gli sconti. Allora, da Bennis ci sono gli sconti, ci sono su parecchi articoli di Bennis, e automaticamente se ci sono gli sconti anche la vostra auto sarà scontata, quindi quando andrete a venderla vi darà quei 200.000 in meno. Ovviamente anche a me è successo così, cioè all'inizio video insomma vi ho fatto vedere che a me paga 775.000 insomma, come tutti. E come si può fare ragazzi? Dovete smettere di vendere, smettete di vendere, aspettate che finiscano gli sconti e poi continuate a vendere a 200.000 in più ragazzi, è abbastanza semplice. Questa era la prima opzione ragazzi. C'è un'altra opzione invece che alcuni giocatori purtroppo per loro sono vittime di questa cosa, cioè nel senso che Rockstar purtroppo ha inserito un algoritmo che diciamo ribassa il prezzo di ogni veicolo venduto. Mano a mano che voi andate a vendere, se voi vendete un veicolo e poi ne vendete un altro e poi un altro ancora, il primo costa 100, il secondo 75, il terzo 50 ragazzi. Adesso vi faccio vedere una prima una tabella approssimativa, però voglio dire, se avete solamente il problema dei 200.000 state tranquilli insomma, anche perché sono semplicemente gli sconti. Se invece avete quel problema di cui vi sto parlando io, questa è la tabella ragazzi. Allora, in questa tabella viene elencato diciamo la svalutazione del veicolo che voi andrete a vendere. Questo significa che chi ha questo tipo di problema ha un blocco veramente pesante ragazzi, per quanto riguarda il blocco vendite. Per questo io dico ragazzi, consultate la mia guida, ma non la mia guida perché l'ho fatta io. Io l'ho tradotta semplicemente in italiano, la potrete trovare qui in alto a destra, ora comparirà il pallino, e consultate bene questa guida ragazzi, perché questa guida ha dato una salvata a tantissime persone ragazzi, persone che non credevano che fosse possibile uscire dal blocco giornaliero, invece gli ha dato una salvata. Quindi vi prego di fare molta attenzione a questa guida, non continuate a chiedermi perché le vostre auto costano meno. Vi ho dato due motivazioni possibili, quindi vedete voi se rientrate nella prima o la seconda motivazione. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video.